I'm going to go to the next one.
Thank you.
Ok, riuscite a vedere slide? Sì, bene, grazie. Perfetto. Allora, il progetto FinPinin è un progetto che è stato finanziato da Regione Piemonte sulla piattaforma Bioeconomia, sui fondi regionali europei della programmazione ormai direi quasi passata. È un progetto che vede l'impegno di parecchi partner. Consorzio Sistemi è il capofila del progetto, ha come centri di ricerca abbiamo l'Università degli Studi di Torino presente sia col Dipartimento di Informatica che con il Dipartimento di Scienze Agricole e Forestali, l'INCS, il CSI Piemonte, IPLA e un gruppo di partner tecnologici, ognuno dei quali ha portato quelle che sono appunto le sue competenze sul problema della tracciabilità alimentare. Siamo partiti da questa opportunità che era stata prima appunto proposta di legge regionale e successivamente legge regionale, opportunità in cui Regione Piemonte ha proprio dato alcune linee guida rispetto alla realizzazione di un'infrastruttura che permettesse la tracciabilità proprio anche in ottica di valorizzazione dei prodotti piemontesi e che potesse essere di accesso a diverse forme industriali, fatemi dire, da quelle più piccole a quelle magari più organizzate. Siamo partiti appunto da alcuni problemi, alcune esigenze. Sicuramente il fatto che comunque i problemi di tracciabilità alimentare sono spesso un onere, soprattutto per le aziende di non grande dimensione, e che non ci sono tanti ausili a livello economico sul fatto di implementare questo tipo di tracciabilità o di certificazione. L'altra cosa che abbiamo in qualche modo notato è che spesso i sistemi di raccolta automatizzata sono comunque stati costruiti sull'esigenza della singola azienda, non sempre di una filiera, e questo spesso penalizza comunque l'efficienza della raccolta piuttosto che dello scambio di informazioni e la sua trasparenza. L'altra cosa che a volte la centralizzazione di un sistema di tracciabilità comunque governato da uno specifico ente non sempre è garanzia per il consumatore di trust, quindi di fiducia. Quello che abbiamo cercato di fare, che stiamo cercando di fare perché comunque il progetto Pinin è tuttora in corso, è quello di lavorare fornendo degli strumenti che facilitassero questo tipo di attività, ma anche nell'ottica di migliorare la qualità e la percezione dei prodotti agroalimentari tipici.
piemontesi e poi di fornire anche degli strumenti che permettessero di promuovere questa qualità. Stiamo lavorando su diverse filiere produttive. Una è quella dei derivati da carne di maiale biologico, dall'allevamento alla grande distribuzione. L'altro, quello di anticontraffazione di prodotti di bottiglia di alta gamma. Stiamo lavorando anche su due filiere di produzione del formaggio. E quello che vorremmo cercare di fare è proprio quello di cercare un ecosistema, di creare un ecosistema produttivo che sia innovativo, ma che fornisca anche degli strumenti che siano di facile utilizzo e anche economicamente sostenibili per portare appunto al raggiungimento di questi obiettivi. L'altro caso d'uso su cui abbiamo lavorato, che si lega ai precedenti ma che è leggermente, diciamo, diverso dalla tracciabilità del prodotto, è quello invece dell'utilizzo dei pascoli alpini per tracciare le richieste di fondi europei appunto per l'utilizzo di questi pascoli e studiare anche dei possibili meccanismi di premialità per rafforzarne l'utilizzo virtuoso. Questa è un po' la visualizzazione del progetto nella sua globalità. Vado a fare un piccolo focus su quelle che sono le tecnologie che abbiamo adottato. Le tecnologie che abbiamo adottato sono un po' quelle in cui si è parlato comunque in questa giornata. Che sono quelle dell'IoT, che utilizziamo soprattutto per il riconoscimento del prodotto piuttosto che per il tracciamento del bovino al pascolo, quello dell'intelligenza artificiale, e qui lavoriamo su tutto quello che può essere sia una più facile lettura di quelle che sono le normative da rispettare, sia intelligenza artificiale vista come supporto per il consumatore. Big data, per quello che riguarda proprio comunque anche la raccolta legata alla produzione, al lotto e così via, tutto questo supportato dalla tecnologia blockchain che utilizziamo proprio come motore di conservazione e certificazione del dato che volontariamente le varie filiere dichiarano. Accanto a questo c'è tutto quello che è IPR Intelligence e quindi ne abbiamo già parlato anche questa mattina, il fatto di poter lavorare sui dati e con tecniche di intelligenza artificiale per proteggere il prodotto che viene venduto per esempio online, e questo periodo ci ha fatto proprio vedere come si sia innalzato comunque l'utilizzo di questo tipo di metodo di consumo. Augmented reality, anche qui per fornire al consumatore delle informazioni più dettagliate sulla storia e sulla nascita del prodotto che sta comprando, e tecniche di business process modeling e voluntary geographic information system. Quello che vogliamo fare è quello di costruire un'infrastruttura distribuita e decentralizzata che sia basata sugli smart contract, che sono appunto questi contratti automatici che regolano lo scambio di informazioni sulla blockchain e che sono accettati da tutta la filiera come veri e sostenibili. Questo per dare le garanzie ai produttori di precisione, velocità e riduzione di costi, parlando di un'infrastruttura che è condivisa. E per i consumatori il fatto di poter rintracciare in un unico punto quelle che sono le informazioni legate al lotto e alla produzione del prodotto, piuttosto che verificare dalle informazioni e dalle dichiarazioni salvate in blockchain quelle che può essere una prevenzione delle frodi. Farei appunto un focus su quello che è l'IoT, perché rispetto a questo tema c'è stata anche una forte ricerca rispetto al fatto di creare un collare che potesse essere sostenibile e potesse essere dato appunto ai bovini al pascolo anche in
casi di difficoltà di connessione. Un altro aspetto è che non è assolutamente di meno importanza, è quello del business process management. Queste sono tecnologie molto innovative, non tutte sono, diciamo, già così in uso, e quindi nel progetto abbiamo fatto anche una parte di studio che riguarda proprio quello di ripensare in qualche modo i processi di business nell'ottica dell'utilizzo di queste tecnologie. Una delle cose importanti della blockchain è proprio quella dell'utilizzo di uno strumento che deve essere condiviso dagli attori della filiera. Quindi ci deve essere in qualche modo la consapevolezza e dell'utilizzo e la voglia anche di utilizzare questi strumenti per dare un'idea di prodotto migliore, di qualità certificata. Non è sempre facile portare questo tipo di processi differenti in ambiti quale per esempio quelli dell'agroalimentare, soprattutto per quello che magari riguarda i piccoli allevatori. Per quello che invece riguarda il fatto che nel progetto abbiamo utilizzato anche servizi geolocalizzati, in questo caso abbiamo utilizzato il social network First Life dell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Informatica, come una piattaforma che permettesse ai cittadini piuttosto che ai negozi di alimentari, piuttosto che appunto a chi produce un determinato prodotto di condividere una serie di informazioni, quindi per esempio per il cittadino poter cercare dove viene venduto uno specifico prodotto di qualità, piuttosto che per il negozio o per i supermercati il fatto di segnalare che sono disponibili dei prodotti in scadenza e questo anche in un'ottica di bioeconomia, di economia circolare. Per quello che riguarda i casi di studio del progetto, uno dei casi di studio sulla filiera, come vi ho anticipato, quello dei prodotti derivanti da maialino biologico. In questo caso abbiamo la collaborazione dell'azienda Brondino, che si occupa appunto dell'allevamento del maiale biologico certificato, porta poi il prodotto al macello e questo prodotto viene trasformato dalla Granda. La Granda nello specifico poi lo vende sia sui suoi negozi, per esempio quelli a doppio logo Italy La Granda, piuttosto che verso i ristoranti e il consumatore finale. In questo specifico caso d'uso siamo andati a definire i vari processi per la creazione di un lotto che potesse seguire tutto il prodotto fino proprio appunto a casa del consumatore, utilizzando la blockchain come infrastruttura che in qualche modo garantisce la trasparenza di questo dato. Abbiamo coinvolto il macello, la filiera, i trasportatori e abbiamo unito anche un caso d'uso legato al mantenimento della catena del freddo, per cui questo prodotto tracciato dall'origine viene poi seguito anche nel momento del trasporto fino al ristorante piuttosto che alla casa del consumatore, raccogliendo tutta una serie di dati che vengono sempre registrati in blockchain per garantire il mantenimento delle temperature indicate da legge. Per quello che riguarda il consumatore finale, abbiamo poi fornito degli strumenti che, rispetto a quella che può essere la lettura del lotto o di QR code che sono stati che sono messi appunto nei negozi, permettono sia di verificare tutta la tracciabilità della filiera, ma anche di avere dei contenuti multimediali o di realtà aumentata legati proprio al prodotto in sé. Quindi da appunto quello che può essere un virtual tour dell'allevamento, piuttosto che poi quella che è la qualità della trasformazione.
Invece, per quello che riguarda il caso d'uso per la tracciabilità di richieste fondi europei per l'allevamento, abbiamo lavorato sulla filiera del prodotto dei formaggi fondamentalmente. Quindi gli allevatori possono utilizzare i pascoli alpini e possono richiedere una serie appunto di contributi economici per il fatto che in questo modo mantengono i pascoli alpini in buona salute. Quello che abbiamo fatto in questo caso è sia andare a raccogliere le informazioni sulla geolocalizzazione dei bovini, ma anche sul loro stato di salute, legarli con l'aiuto appunto del CSI Piemonte e di IPLA a quelle che sono le informazioni legate alle particelle catastali dei terreni, piuttosto che a tutto quello che ruota sulla movimentazione dei capi. Queste informazioni vengono poi raccolte anche per dare al consumatore delle informazioni nel momento in cui acquista il prodotto formaggio che sono legate alla qualità del formaggio e alla qualità del suolo su cui ha pascolato il bovino. Quindi quello che stiamo cercando di fare è sia di dare degli strumenti agli allevatori per gestire quella che è la qualità del loro prodotto e per dare anche loro una garanzia sul fatto di seguire tutta una serie di regole e permettergli di arrivare ad avere poi delle certificazioni, ma anche quello di valorizzare il loro prodotto nei confronti del consumatore, cercando proprio di andare ad evidenziare quelle che sono tutte le caratteristiche di un prodotto piemontese di qualità. Vi ringrazio. L'intelligenza artificiale l'abbiamo proprio anche utilizzata, e mi leggo anche all'intervento precedente, perché stiamo proprio anche realizzando dei chatbot che facilitino in qualche modo anche il consumatore sul recupero di questo tipo di informazioni. Buongiorno a tutti, appunto io parlo a nome della Fondazione Torino Musei che gestisce i musei civici della città di Torino, quindi la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, il Museo d'Arte Orientale e il Museo d'Arte Antica, Palazzo Madama. Nello specifico, oggi vi presenterò due progetti che stiamo seguendo, uno dei quali in realtà
e proprio agli albori, perché prenderà avvio lunedì prossimo, il primo di marzo. Condivido lo schermo per una presentazione. La vedete? Sì. Allora, la Fondazione Torino Musei, su volontà del Comune di Torino, partecipa al progetto europeo 5G Tour, inserito nel framework di Horizon 2020, il programma quadro dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione. E nello specifico il 5G Tours ha come obiettivo il test sulle reti 5G, ovviamente in un'ottica di business development, per dimostrare come i risultati della pura ricerca tecnologica possano essere in qualche modo applicati, sicuramente in senso migliorativo, per una serie di attività e di contesti di uso comune. In quest'ottica sono stati individuati tre settori di interesse, che sono la mobilità, l'ambito medico-sanitario e l'ambito turistico-culturale. Il progetto include 13 casi di utilizzo suddivisi su tre città selezionate, che sono Torino come Touristic City, Atene come Mobility Efficiency City e Rennes come Safe City. Per quanto riguarda nello specifico il progetto sulla città di Torino, si stanno sviluppando 5 casi di studio. Uno dedicato all'esperienza turistica aumentata, uno alla telepresenza, alla visita assistita da robot, sul quale poi farò un focus di approfondimento, e la distribuzione di contenuti video di alta qualità e produzione audio video di diversi che si possano vedere simultaneamente da diversi posti. La Fondazione Torino Musei sta attivamente partecipando alla stesura dei primi 3 casi di studio individuati sulla città di Torino, ovviamente, e collabora alla riuscita degli altri 2 attraverso il supporto logistico delle sue sedi. In particolare le sedi coinvolte da questo progetto sono Palazzo Madama e la GAM. Purtroppo il MAO non è stato possibile coinvolgerlo per una questione di limiti temporali del progetto, che non consentono un'adeguata copertura del 5G anche su Palazzo Mazzonis, che è il palazzo che ospita il MAO. Per quanto riguarda l'esperienza turistica aumentata, come dicevo, sono coinvolti sia Palazzo Madama che la GAM. Per quanto concerne il Museo d'Arte Antica, si sta lavorando ad un'esperienza turistica aumentata grazie alla realizzazione di un'app di visita del piano nobile in modo particolare, ma con un focus sulla collezione permanente dedicata alle ceramiche. Questo perché grazie alla cattura in scansione 3D di alcune opere selezionate delle ceramiche, quest'app, oltre ad avere la presenza ovviamente testuale di immagini, consentirà agli utenti di poter visualizzare questi oggetti in 3D e quindi poter catturare ogni dettaglio da ogni possibile prospettiva. Questo progetto nello specifico è realizzato in collaborazione con Atos. Per quanto riguarda invece la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, stiamo lavorando in stretta collaborazione con il Dipartimento Didattico, perché il progetto verterà sulla realizzazione di un wall interattivo ispirato alle opere dell'artista Nicola De Maria, che ovviamente è presente nelle collezioni del museo. Il wall verrà utilizzato con le scolaresche per indagare quello che è il processo compositivo dell'artista. In questo modo i ragazzi potranno fare riferimento a quelle che sono le forme e i colori base che l'artista utilizza nelle sue opere, e creare in questo modo un'opera partecipata tra tutti gli alunni della classe, grazie all'uso di un controller con il quale interagiranno direttamente con il wall. Questo progetto invece è realizzato in collaborazione con Samsung. Dicevamo prima, gli altri casi di studio riguardano la telepresenza. Anche in questo caso sono coinvolti entrambi i nostri musei, sia Palazzo Madama che la GAM.
Questo progetto vede l'utilizzo di un robot. DoubleTree, si tratta sostanzialmente di un tablet montato su un Roomba che consentirà, per quanto riguarda Palazzo Madama, di poter visitare degli spazi che normalmente sono preclusi al pubblico, perché si tratta dei sotterranei di epoca romana, e quindi in qualche modo, ecco, darà un'immagine più ampia di quella che è anche la stratificazione di Palazzo Madama. Per quanto riguarda invece la GAM, verrà organizzata in collaborazione con l'EduLab della città di Torino. Una caccia al tesoro, ovviamente sempre utilizzando il robot DoubleTree. Questo progetto di telepresenza è realizzato in collaborazione con Team. Abbiamo poi la distribuzione dei contenuti video in alta qualità. In questo caso il museo che partecipa al progetto è Palazzo Madama e sarà la location nella quale verrà organizzato un concerto itinerante a cura della RAI. Per quanto riguarda il focus sulla visita assistita da robot, che sostanzialmente è il terzo caso di questo progetto, è quello che vede nello specifico l'uso di un sistema di intelligenza artificiale. Si tratta di un robot che possa accompagnare i visitatori in un tour del museo. Questo caso d'uso è in collaborazione con diversi partner, Team, Ericsson e l'Istituto Italiano di Tecnologia. Nello specifico l'Istituto Italiano di Tecnologia vede la collaborazione del settore che si occupa di robotica e intelligenza artificiale indirizzati alla social cognition and human robot interaction intelligent companion robots. Il caso d'uso sui musei prevede l'utilizzo di un robot umanoide R1 che potete vedere in questa slide, che è il primo robot italiano utilizzato per operare in ambienti domestici e professionali ed è nato dall'evoluzione del modello E-Cube, cioè il robot bambino. Rispetto ad E-Cube, R1 presenta degli elementi di unicità come lo studio delle reazioni umane durante l'interazione con l'uomo e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale direttamente sull'umanoide e il corpo robotico di nuova concezione. Nell'ambito del progetto del 5G Tours, R1, il robottino, guiderà i visitatori in due contesti diversi di utilizzo. Il primo aiuterà gli utenti ad orientarsi all'arrivo del museo. Sarà quindi collocato sostanzialmente nell'area di accoglienza dell'atrio della biglietteria e potrà fornire tutta una serie di informazioni sia sulla visita, sugli spazi museali, sia su ciò che in quel momento è presente in museo, quindi per esempio le mostre temporanee. Il secondo invece è la realizzazione vera e propria di un tour guidato di una durata di circa 30-40 minuti delle collezioni esposte, che per quanto riguarda la Galleria d'Arte Moderna vertirà sulla collezione del Novecento, che peraltro è da poco stata riallestita, e guiderà l'utente in questa visita del primo piano della GAM, fermandosi su un'opera nello specifico per ciascuna delle sale del percorso di visita, mentre per quanto riguarda Palazzo Madama, vertirà in modo prevalente sulla collezione delle ceramiche, anche in questo caso. Sono previsti dei test di utilizzo del robot in queste sue funzioni che dovrebbero essere realizzati a porte chiuse intorno alla metà del 2021, per poi passare ad un test anche con utenti verso la fine del 2021, l'inizio del 2022.
Abbiamo anche un'altra, un'altra forma di operatività del robot R1 che verrà testato parallelamente con il caso precedente, in cui R1 sarà uno strumento di supporto alla vigilanza del museo nel momento della chiusura. E questo servirà come assistenza al personale umano che pattuglia il museo e consentirà così di aumentare la frequenza dei passaggi di controllo nelle sale. Come dicevo, due sono i progetti sui quali stiamo lavorando. Il secondo è iMuse. iMuse è appunto in una fase molto embrionale. Abbiamo aderito come Fondazione Torino Musei alla partecipazione a questo bando nel maggio del 2020 e solo il 22 di dicembre del 2020 abbiamo appunto avuto la comunicazione della vittoria del bando stesso. Come anticipato in precedenza, questo progetto prenderà avvio ufficialmente il prossimo lunedì, 1 marzo, e si prevede una durata di circa 2 anni. Il capofila del progetto è il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico, che si occuperà dei contenuti dell'app, e accanto a loro l'Università di Economia con il Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali e Matematico-Statistiche, che invece si occuperà della raccolta e dell'analisi dei dati. Oltre a Fondazione Torino Musei ci sono altre realtà culturali della città di Torino coinvolte in questo progetto, e nello specifico il Museo del Cinema, il Museo dell'Auto, la Pinacoteca Agnelli, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e l'abbonamento Musei. Mentre i partner tecnici che si occuperanno appunto di tutta la parte di analisi dei dati e di sviluppo dei software sono Gericom, Davin e Sinestesia. iMuse ha cinque obiettivi nello specifico. L'obiettivo principale è quello sul quale andremo a concentrarci in prima istanza e il punto 1 di questo elenco. Infatti si prevede la creazione di un'app che possa occuparsi di diversi punti che sono fondamentali per la gestione dei musei e che forse potrebbero anche portare ad una risoluzione di alcuni problemi rispetto a gestione di biglietterie, gestione di calendari, di prenotazioni e di eventi. Infatti quest'app dovrebbe convogliare una serie di attività come l'acquisto dei biglietti, la prenotazione di eventi o prenotazione alla visita di mostre, la profilazione dei visitatori per poi ovviamente restituire dei dati che possano servire per attività di marketing, e QR code di approfondimento dei contenuti. Rispetto a quest'ultimo punto, sicuramente ci dà l'opportunità di poter fare rete non solo con ovviamente i musei coinvolti nel progetto, ma con il territorio. Perché la presenza di QR code che possano approfondire determinati elementi può per esempio mettere in connessione le opere presenti nelle nostre collezioni magari con opere presenti in altri musei, oppure addirittura con il territorio. Faccio un esempio su tutti. Abbiamo in collezione opere di Pittara, che è della scuola di Rivara. Potrebbe essere per esempio uno sviluppo quello di poter connettere quelli che sono i paesaggi rappresentati nelle opere con immagini o Google Maps, per esempio, del territorio stesso che viene rappresentato in quell'opera, anche per restituire ecco, come si presenta oggi quello che è possibile vedere in quella specifica opera. Oppure un altro caso può essere quello del cofano
importantissima opera ospitata a Palazzo Madama, il cofano di Gualabicchieri, che potrebbe, per esempio, essere messo in connessione con la Basilica di Sant'Andrea nella città di Vercelli e raccontare così, ad esempio, la storia del cardinale Gualabicchieri. Abbiamo poi altri quattro punti di sviluppo di questo progetto che riguardano il visitor predict, quindi il monitoraggio dei flussi nel tempo, così da poter anche in questo caso restituire dei dati che ci consentano come musei di poter organizzare al meglio quelli che sono i flussi dei visitatori e magari ottimizzare i tempi di attesa per l'ingresso. Abbiamo poi l'Optimal Pricing and Marketing Experiments. È un'idea che potrebbe includere, ad esempio, la previsione dei giorni e delle fasce orarie con maggiore o minore affluenza, così da pensare, per esempio, a delle politiche di pricing modulabili a seconda di quelli che sono i momenti con maggiore o minore intensità, appunto, di accessi. Certo, chiudo molto sinteticamente con gli ultimi due punti, che appunto riguardano la registrazione delle attività degli utenti. È molto importante questa attività, soprattutto in questo contesto odierno in cui gestire i flussi, i distanziamenti è fondamentale. E poi l'ultimo punto che si vedrà nel corso del progetto se sarà consentito poter sviluppare, che è un progetto di gaming. Vi ringrazio. Eccomi, mi sentite probabilmente. No, non so come mai non riesco a attivare la camera, ma non è un problema, procederei subito con la Sì, condivisione adesso sicuramente del. troviamo. Ecco la condivisione. Benissimo, grazie. Benissimo. Allora, vi ringrazio e ringrazio ovviamente le persone che mi hanno preceduto per questi interventi e ovviamente per l'invito. Ci tengo a precisare che appunto il lavoro di innovazione sicuramente che noi facciamo da questo punto di vista non ha specificamente a che fare con l'intelligenza artificiale e di per sé il progetto di Torino Stratosferica è sicuramente meno technology driven di molti altri progetti, ma credo che sia interessante per due motivi. Da un lato per l'innovazione di processo e di linguaggio che ovviamente ha portato, e dall'altra anche perché invece è interessante cogliere, questo lo dico in una modalità ovviamente aperta e collaborativa e partecipativa, cogliere degli aspetti che invece, su cui invece l'intelligenza artificiale, il digitale, e diciamo l'enhancement che questi potrebbero portare al progetto, diciamo, sono ancora aperti, ci sono molti sviluppi possibili. E quindi, se parliamo, diciamo, di layer virtuale, di layer digitale e quindi anche magari di intelligenza artificiale sul layer più canonico di narrazione e di promozione della città, è chiaro che entriamo in un ambito molto interessante e sperimentale. Il progetto di Torino Stratosferica parte sostanzialmente da una convinzione e anche un po' da una provocazione, dal fatto che in realtà quello che si sente spesso dire, cioè che manca la visione per la città, non è così vero forse. È vero che non è immediato capire come dargli forma e come dargli sostanza e anche probabilmente andare a trovare gli ambiti in cui questa visione
si crea. Noi da sempre abbiamo preferito indagare l'ambito della creative industry per ovvia appartenenza, nel senso che questo è il nostro background, è il settore in cui operiamo, e anche andare a stimolare una serie di operatori che lavorano nell'industria culturale della città. Non è scontato chiedersi, e questo è uno degli interrogativi su cui noi torniamo ripetutamente, perché l'uomo continua a costruire città, di conseguenza qual è l'immagine della nostra città, ovunque noi abitiamo, in questo caso ovviamente Torino, e terzo, come possiamo cambiare le cose. Allora, prima di tutto a noi piace fare un riferimento a questo motto sostanzialmente, le città sono armi mentali, nel senso che delle tre teorie sull'origine delle città, quella che oggi sembra sempre di più prevalere è la cosiddetta cosmic theory, cioè il fatto che le città sono state create prima di tutto come, appunto, come una reazione dell'uomo al suo rapporto con la natura e con il cosmo. E siamo molto distanti oggi ovviamente da immaginare e intendere la città in questo senso, ma è per noi interessante appunto ricollegarsi a questo, come dire, a questo purpose con cui l'uomo ha deciso di generare città, perché non era assolutamente scontato. E perché ci correghiamo a questo? Appunto perché le città sono state da sempre, in ogni caso, prima di tutto immaginate, poi progettate, costruite, vissute, esperite, e poi ovviamente raccontate. Allora, noi abbiamo da sempre deciso dall'inizio, dal 2014, di concentrarci sugli aspetti appunto estremi, a sinistra e a destra, cioè sull'immaginazione, su come questa può veicolare nuove soluzioni, e sul racconto. E sono anche due sfere queste su cui crediamo di poter appunto avere un ruolo e interagire, ecco, produrre qualcosa, perché poi spesso la città e la promozione della città è qualcosa che, se non riusciamo ad agire, crea un po' di frustrazione. Invece nella produzione di immagini, nella produzione di storytelling, di racconto, sicuramente ognuno di noi, voglio dire, soprattutto se siamo designer e progettisti, può fare la sua parte. Spesso l'immagine della città è qualcosa che dipende da dove la si osserva. Questa è Torino vista dallo spazio, questa è Torino come è stata rappresentata a East London, dedicandogli una strada. Questa è Torino vista come veniva rappresentata, tutta azzurra e verde, prima dei festeggiamenti dei 100 anni dell'Unità d'Italia. Molto spesso Torino nel mondo non corrisponde a nessuna immagine, ogni tanto corrisponde all'immagine ovviamente della Juventus, se incontri qualsiasi tassista in giro per il mondo, però ripeto, molto spesso non ha un'immagine così chiara. Allora, la nostra provocazione parte dal fatto che sia possibile in qualche modo un po' caleidoscopico, anche psichedelico, immaginare di andare a creare un'immagine della città prendendo dei pezzi virtuosi da tante città che abbiamo visitato in giro per il mondo, cioè in sostanza andare a scovare il potenziale dei luoghi che ovviamente la città ha, moltissimi, le sue risorse, e su questi innestare una proiezione in avanti molto ambiziosa e coraggiosa. Il progetto, in modo anche abbastanza curioso, nasce in realtà da Torino Strategica, che era un'associazione culturale che poi è stata smantellata dall'attuale giunta, ma che era incaricata del terzo piano strategico. Noi siamo stati, come appunto designer e editor, chiamati a lavorare sul primo pezzo di questo lavoro, e in quella fase proponemmo appunto questo logo, che poi per vari motivi non fu implementato. Quindi noi sostanzialmente avevamo un logo che ci piaceva molto e che aveva all'interno questa filosofia di mettere nostra in evidenza, e l'abbiamo riutilizzato, diciamo, in una politica di non sprecare nulla, però cambiando totalmente il livello, cioè da Torino Strategica siamo passati a Torino Stratosferica. E questo ci ha portato su un livello differente. Su questo livello, diciamo, la promozione che noi intendiamo fare, che poi abbiamo collettivamente promosso in questi 7 anni di lavoro, parte principalmente da una passione per la città stessa, per i suoi temi, da un impegno che sentiamo di avere come, appunto, come progettisti, ma anche un po' dallo scherzo, nel senso che troppo spesso, ahimè, il racconto sulla città è un po' noioso, un po' fine a se stesso, un po' da addetti ai lavori.
Invece questo si colloca, diciamo, si posiziona come un laboratorio collettivo che sicuramente parte da una consapevolezza forte sul potere che hanno le immagini e l'immaginazione e quindi come questo può impattare sulla città. Soprattutto nel metodo di lavoro, che infatti sta trovando dei buoni risultati, siamo andati a smantellare, diciamo, dei confini, quelli che di solito non riescono a far emergere una progettualità ambiziosa. Quindi il lavoro che noi facciamo non ha limiti, non si pone limiti, soprattutto non ha committenti, diciamo, noi siamo organizzatori, enabler di un processo, ma non siamo committenti, non poniamo vincoli alle proposte che vengono date, soprattutto non poniamo, cerchiamo di smantellare tutti i preconcetti su Torino e i torinesi e guai a fare calcoli di fattibilità, quelli vengono fatti solo dopo. L'obiettivo quindi è quello di immaginare veramente la città più vicina a quella dei nostri desideri, una sorta di Torino at its best, al massimo delle sue potenzialità. Faccio vedere spesso queste immagini di Oslo perché in soli 20 anni Oslo si è ripresa il suo rapporto col mare, ha ricostituito i lungo fiumi di un fiume che era totalmente inquinato e abbandonato e in 20 anni ha cambiato faccia. Quindi molto spesso noi abbiamo fatto tantissimi tavoli appunto collettivi per, diciamo in modo anche provocatorio, raccontare la città come potrebbe essere su un livello diverso. E questo non tanto per creare immagini fini a se stesse, ma per rendere tutti i cittadini e soprattutto i decision maker consapevoli delle potenzialità. Uno dei nostri cavalli di battaglia è sicuramente come dire, la presenza dei fiumi, di 4 fiumi, e di come oggi sono invece abbastanza lasciati a se stessi, non ci sono grossi progetti sui lungo fiumi a Torino, benché ne abbiamo 4. Ovviamente dei landmark, come trasformare i landmark, qua vediamo Torino Esposizioni, Palazzo del Lavoro, insomma ci sono delle provocazioni fino ad arrivare a questa immagine di Torino Marittima, perché spesso si dice che a Torino manchi solo il mare. Sono provocazioni che però realmente incidono nell'immaginario e ovviamente in parallelo sul racconto della città. Quindi quello che noi crediamo è che abbia senso portare questo tipo di ragionamento il più possibile in modo condiviso a vari livelli e allo stesso tempo diciamo riuscire a persuadere chi si occupa di comunicazione, di promozione, soprattutto all'estero, del fatto che la città dipende da come la si racconta. E io tutte le volte che sento, diciamo, la parola declino, sono un po' preoccupato, e tutte le volte che sento, come dire, un racconto che non esalta invece il potenziale che la città ha, credo che sia un po' sbagliato, perché ogni volta che noi portiamo una persona straniera a Torino, la prima impressione che ha è di una città meravigliosa con un sacco di potenzialità. E quindi in modo anche un po' stravagante e andando appunto a lavorare sulla multidisciplinarietà, con un occhio al branding, un occhio al marketing e un occhio anche proprio all'innovazione e alla rigenerazione urbana, noi abbiamo fatto e continuiamo a fare questo lavoro collettivo, dove, ripeto, il Torino Stratosferica si pone semplicemente come un collettore di idee e di potenzialità. C'è anche un lavoro molto interessante che ovviamente è quello verbale, cioè, ripeto, di nuovo si parla di linguaggio, la città ha delle assolute caratteristiche, diciamo, outstanding, e queste, che peraltro abitano l'immaginario di moltissime persone, soprattutto di quelle che lavorano magari nei settori turistici, culturali, eccetera. E noi crediamo che metterle in fila, sintetizzarle e raccontarle bene produrrebbe degli ottimi risultati in termini di aumento del percepito della città e ovviamente anche del suo appeal e della sua attrattività in termini turistici, ma anche in termini di talenti, in termini di aziende e quant'altro. Sto ovviamente andando molto veloce perché ci sono tantissimi spunti, eccetera. Chiudiamo sul fatto che Torino Stratosferica nasce principalmente dalla convinzione che la città debba essere di tutti
e che ognuno possa contribuire. E da qui nasce l'idea di dedicare un intero festival che si tiene ogni anno al fare città. Tuttora è l'unico festival, Utopian Hours, che si tiene in Italia dedicato al tema della città, ed è il suo approccio multidisciplinare che permette di allargare il pubblico, quindi c'è una forte vocazione divulgativa nel lavoro che facciamo, e ovviamente si porta dietro un legame stretto col territorio, perché è implicito il fatto che il lavoro venga fatto qua e trovi la sua principale appunto messa in bella, ecco, il suo showcase nella città di Torino. Velocissimo, faccio un accenno a due attività che, nonostante la pandemia, siamo riusciti a mettere in campo nel 2020, che sono un esperimento molto semplice, umile, ma efficace di placemaking, e il fatto che il nostro stesso metodo di lavoro stia diventando, grazie a una partnership col Politecnico di Torino, un dottorato di ricerca. Il Precollinear Park riprende un pezzo non utilizzato di tranvia che parte da Ponte Regina, arriva in Piazza Armada, e con un investimento veramente minimo della serie Lighter, Cheaper and Better siamo riusciti a coinvolgere i cittadini, i residenti, le associazioni, le scuole in un progetto che ravviva una striscia di verde che era sostanzialmente abbandonata, organizzando concerti, letture, passeggiate, incontri, e peraltro esponendo anche alcune immagini di Torino stratosferica sul Ponte Regina Margherita. Il secondo è appunto questo lavoro di ricerca e anche di critica su questo metodo del city imaging che abbiamo in qualche modo proposto, diciamo, barra inventato, come qualcosa che ovviamente possa essere applicabile e replicabile in altri contesti, e che quindi, diciamo, il caso studio e il test e l'esperimento fatto su Torino possa essere utile ed efficace anche su altre città. E da questo punto di vista quindi si riconfermerebbe Torino come luogo di sperimentazione e di avanguardia. Vi ringrazio. Thank you.